Riprendi partita allora, ok. Ramo sottoterra. Madonna santa. Io credo che sto volume è troppo alto, aspetta. Qualcosa mi dice che questo qua non è il volume, ma è gli effetti speciali. Vabbè, facciamo così. Passerà prima o poi. Avevo visto il logo nel piano precedente. C'era un vecchio bunker sotto l'acciaieria. Avevo riconosciuto la placca militare nel piano. Sui muri sgretolati di mezza città avevo visto migliaia di variazioni della decorazione in cui la spada era stata sostituita da una siringa. Progetto Valhalla, V per Valchiria, V per Valhalla. Improvvisamente il tutto aveva l'aspetto di una perversa cospirazione. Madonna, governo di merda. Pure prima perché ho avuto la mia c'era niente qui? Manco una piccola colina? Orifici, grazie. Oh, grazie. Altro? No? Dai, lo so che me ne volete dare un altro di antiorifici. Che bordello, però. Che io sai ti sta autodistruggendo tutto, però siete cari. All'inizio del caso Valchiria, il codice della porta restava per me un mistero. Ovviamente non lo conosco il pin. Ok, io vado dalla parte. Torno su, qui non si può andare. Ah, 665. Su schermo era segnata la vita media del top di laboratorio, insieme alla password. Il codice di sicurezza era 665, anche prossimo. Madonna.
Niente qua. Attenzione. Un passo ci vuole. Scusate. Ah, penso che sia leggero. Ma forse sono solo un po' raffreddato lo stesso. Ma se non ho fatto male ho toccato il fuoco. Queste sono le cave da laboratorio. Mi ricordo che c'era un B qualcosa. Attenzione a tutto il personale. Sequenza di autodistruzione attivata. Procedere immediatamente verso l'uscita più vicina. C'è niente qua? No. Sto morto male, ho provato a fuggire, probabilmente. Ehi, è stato ucciso. Qualcuno, fammi uscire da qui! Sono innocente! Loro, fammi uscire! B7, mi ricordo che c'era un B7. Ehi là! Mi dica! Pensavo che sarei certamente morto qui dentro. Devi aiutarmi a passare attraverso la camera di decontaminazione. Sei pazzo! Neanche per sogno! Questo luogo sta per esplodere, non vedi? O così o te ne torni in cella, scegli tu. Ok, ok, adesso me ne occupo. Aspetta un attimo. C'è roba da via. Oh, non farmi fretta, sto guardando che c'è roba da pigliare. Di bro questo qua? Sequenza di autodistruzione attivata. Ma bordello? Alla fine. C'è manco praticamente voglio dire che è alla fine. Ok. Ma te ne sei andato senza di me? Voglio pensare correttamente che ti rivedo sopra. Ci portava questo. Ecco qua. Siamo spazzati, siamo spazzati. Oh. Oh cazzo, ma ancora avevo visto arrivare questi. Andiamo a mettere uno sopra. Ma cosa ha fatto sempre più allucinante questo gioco, eh? Niente da brigliare qua, no? Tutti distrutti, tutte cavie praticamente. Attenzione a tutto il personale. Sequenza di autodistruzione attivata. Procedere immediatamente verso l'uscita più vicina. Sì, per carità, non ne posso più di sto rumore. Fatto questo. Com'è morto? Chi l'ha ucciso? Perché sta crollando tutto. Porca troia. Un virus? Oh madonna. No? Magari ci sono le mancate pure, poi chissà. Come si direbbe? Non sarebbe la prima volta. Questi virus. Ero rimasto intrappolato nella rete mortale del caso Valkyria. Comunque mi fa piacere che ti piaccia Sekiro.
ho bisogno ancora un sacco. No, non si spaccano queste. Giusto per... No, si spaccano probabilmente, ma non mira di male. Allora. Ma non ti chiudere. Ok, però insomma fino a un certo punto posso aspettare. Devo fare un po' di platform. Sullo schermo di un mente. Top Secret, progetto Valhalla. Esercito degli Stati Uniti, Yggdrasil Network. Yggdrasil Network! Oltretomba nella mitologia nordica, in cui i guerrieri più valorosi passavano il resto della loro esistenza festeggiando e combattendo senza tregua. Le loro ferite si rimarginavano miracolosamente ogni notte. Valchirie, le vergini che sceglievano i guerrieri vichinghi più valorosi e poi li portavano nel Valhalla. 1991. Lo scopo del progetto è di creare una sostanza chimica capace di aumentare il coraggio e la resistenza delle truppe di terra. 1995. Risultati insoddisfacenti. Ah. Progetto annullato. Qualcuno doveva aver continuato la ricerca senza autorizzazione. Quindi in realtà è un potenziamento? Progetto compromesso. Per truppe? Fuga di informazioni. Bisogna chiudere la falla a tutti i costi. Controllo di sicurezza a livello russo autorizzato dal responsabile del progetto. Prova sul campo. Raddoppiare le dosi per tutti i soggetti restanti. Osservare e registrarne il comportamento nell'ambiente urbano. Il luogo dell'operazione corrispondeva al mio vecchio indirizzo del New Jersey. La data era quella di 3 anni fa. Proprio quando credi di essere piombato nel più profondo... Perché proprio lui? Scopri di poter scendere ancora più in basso. Come potevo ammutolire la sua dente vocina dentro la mia testa, secondo la quale adesso, ancor più di prima, la mia vendetta era finalmente giustificabile sotto qualsiasi scala morale? La sua dente vocina provava, oltre ogni dubbio, che la mia esistenza era ormai dannata. Hanno mirato randomicamente alla sua casa. È uscita tanto tempo prima della mia vita. Non avevo altro da fare. O era davvero qualcuno a cui mirava. Miravano alla moglie, nel senso l'hanno già detto e non me lo ricordo che miravano specificamente la moglie. Ok, c'è roba qua. Perché lo sto scoprendo adesso questo. Almeno ho capito cosa devo fare, però non così, però almeno ho capito cosa devo fare. Thank you.
Vieni qui. Oh mio Dio. Non credo che fosse normale. Però non sono caduto. Metti al suo posto l'ultimo pezzo di un puzzle e ti accorgi di come l'immagine ti rappresenta mentre completi lo stesso puzzle. Più un assassino psicopatico al tuo fianco, una leggenda urbana, diventa realtà. I soggetti di prova del progetto Valhalla erano quei maledetti sbandati che avevano ucciso le persone che più amavo. Il resto era stato solo un conteggio di cadaveri. Tutto puntava a lei, la signora Valchiria. La fabbrica era esplosa alle mie spalle in un mare di fiamme. Tutte le mie prove erano finite in fumo e ceneri. Avevo perso la strada. Non dormivo da un milione di anni. È sempre in corsa. Però è così vicino. Andavo avanti a ciambelle vecchie di una settimana. Avevano aiutato ad alimentare la pazzia che mi bruciava il cervello. Non riuscivo a ricordare l'ultima volta che avevo visto il sole. Ero in condizioni di lutto perpetuo. Quando scese l'oscurità, New York City si trasformò in qualcosa di diverso, come una vecchia canzone di Sinatra. Nella notte avvenivano cose orrende lungo le strade della città nuova, Noir York City. Noir York City. Mi tenevo sveglio in una vecchia caffetteria a trangugiare caffè che sapeva di olio per motori, quando un messaggio di BB mi rimise sulle tracce dell'assassino. Cosa diavolo è successo a Roscoe Street? Max, è scoppiato proprio un bel casino. Dobbiamo parlare di questa faccenda, pensa a un piano. 2:30 al garage della Quire Communications. Più pensavo a come era stato ucciso Alex, più sentivo puzza di tradimento. Avrei dovuto aspettarmelo. BB mi aveva venduto e adesso voleva terminare ciò che aveva iniziato. Il garage era deserto. BB si presentò con un bell'abito fatto su misura, orologio e gemelli d'oro. Tutte cose che andavano ben oltre la paga di un poliziotto. Caro Max. Sprizzava cortesia da ogni poro, era marcio fino al midollo. Cosa diavolo significano quelle due B? Brutto bastardo. Dai, non fare così. Prendi un sigaro. Non fumo. Caro Max, non ti immagini cosa si nasconda sotto. È qualcosa di immenso. Non hai la minima idea. Credo invece di sì. Sei un fottuto poliziotto corrotto che ha venduto il suo compagno. Quei mafiosi nella metropolitana erano una sorpresa difficile da mancare. Commetto che con Alex sia andata così, una cosa diretta e personale. Max, non puoi vincere stavolta. Forse no, ma ti assicuro che non sarò l'unico a perdere. Questo, bella base. Bibi aveva dimostrato di essere l'ennesimo cattivo di mezza... Cattivo poliziotto in fuga, un codardo che scappava dalla scena lasciando il lavoro sporco ai suoi scagnozzi prezzolati. Oh, cazzo. Speravo si guidasse. Tipo la rincorsa. Lì ci sono delle cure. Due addirittura. Due cose di cura. No, non sono. Cazzo, non sono cure. Pensavo fosse una roba dentro di cure. Thank you.
Oh, cure. Thanks. La Colt Commando è l'arma migliore, mi sa, però devo spiegare le munizioni. Datemi un armadietto di cure. C'è una cosa qua. Ah, eccolo qua. Grazie. Thank you very much. Stare sempre in movimento. Alla fine le armi non sono mai super precise, quindi bisogna fare in modo che per loro possano sbagliare mira, magari ricaricare. So sto qua sarebbe in faccia, porca troia. Il bello è che quello mi aspetta per spararmi e poi scappare. Tenta di uccidermi con esplosioni e altro mentre tenta di scappare. Penso adesso tutto il giusto. La figuretta è qui? No. Troppo no. Successo? No. Ah no. Wow. Please. Grazie. Grazie agli antidolorifici. Porca. Mi ha spaventato. Cazzo, mi ha fatto saltare. Madonna, dall'angolo così. Ho avuto un attacco di cuore. Sta esplodendo da solo. C'è un esertigo, il massimo c'è l'ingram. E un ingram. Ma vaffanculo!
Vaffanculo, ma che jumpscare. Oh, grazie. Ma sta facendo questa volta. Ritenuto dal vice procuratore, confermato come la droga. Ci è giunta voce di un incendio alla tenuta Puncinello a Westchester. Si tratta dell'abitazione di Angelo Puncinello, il presunto capo dell'omonima cosca mafiosa. La polizia informa che Max Payne è ancora vivo e a piede libero. Sta portando avanti la sua vendetta contro la mafia, di cui questo sembra sia il suo ultimo atto. Non ricordavo di aver appiccato alcun fuoco, ma ricordavo molto bene le fiamme. Però, una cosa corretta non l'ho detta. Che sto facendo guerra alla mafia. Qua tipo mi spuntano di... Non so, so. Dio santissimo. Che gli ha messo fuoco a quello là. Per tentare di scappare si è distrutto da solo. Però qualcosa mi dice che ci sono altri stronzi. 100%. Che mi sta sparando. Ecco, infatti. Altri stronzetti? Apri? Ok. Oh, bella antidolorifici. Allora, guarda che me danno. Ci passo? Sì. Passavo di qua senza fare il salto, allora. Niente. Speriamo troppo di queste munizioni, però. Che non mi fa impazzire. Questo si apre? No. C'è col comando, bene. Dov'è il tipo?
Avrei usato un fucile da così lontano. In mezzo a Spec Ops. Madonna santa. Jumpscare continua ormai. Yeah. Però come scappa? Direi che non è più scappato. No, forse non erano scorsi, è scappato davvero. Ma forse è scappato davvero. Madonna, quanti cazzo sono! Attenzione. Alguien che arriva questo. Vuoi scappare? Mi sembra che sì, no. Bello, faccio saltare in aria. Ingram, quanta roba. Ora thank you. Cioè come vuole tenermelo? Qua un po' di munizioni. No, facciamo con la pistola però. 10 munizioni per solamente. Ma è te tu che ti stai nascondendo, eh? Ehi, Matt, buonasera, com'è, com'è? No, devo fare la cosa giusta. Dove è andato? Buonasera, come va, come va? Posto. Tipo sveglio come te, certi atteggiamenti. Ammazzato. Affanculo. Eh? Iniziò a squillare un telefono pubblico. Sto bellino, dai, dai. Oggi ho fatto un video, cioè è uscito il video, però mi sono reso conto che effettivamente l'ho fatto comunque uscire, perché ormai l'avevo fatto in quella maniera, eccetera, però mi sono reso conto che li voglio fare così, ma li devo fare meglio. Meno prolissi, sì, abbraccio va bene, ma senza che mi perdo per la tangente e cose del genere. Vediamo? Sì? Max Payne. Se questo le fa piacere. Sono Alfred Woodard. Posso darle il nome del suo nemico? Raggiunga al più presto l'edificio Asgard. La stiamo aspettando. L'edificio Asgard. Vi strafissati. Comunque sì, riguardo quell'evento che ti dicevo, basta che vai in duello e c'è proprio di bianco. Sui gradini del vecchio edificio. Signor Payne, entriamo. Gli altri sono ansiosi di procedere. Gli altri? Nonostante le erronee credenze, questo palazzo è stato costruito 2 anni prima del 12. Ed
è perciò l'edificio civico più vecchio ancora in uso ai piedi del ponte di Brooklyn. Davvero? Il vecchio mi fece da guida e mi introdusse in una oscura sala volta. Le domande senza risposta mi stavano attendendo. Signor Payne, vorrei presentare i miei colleghi di quello che chiamiamo il circolo interno. E sa che avete visto troppe puntate di X-Files. Ha visto i file sul progetto Valhalla? Noi possiamo riempire le sue lacune, fornirle le informazioni che le mancano. Siamo tutti coinvolti nelle prime fasi del progetto, avviate durante la guerra del Golfo. E voi cosa ci guadagnate? Saremmo molto felici di rendere pubblica tutta la vicenda, ma le nostre mani sono legate. Il suo nome è Nicole Horn. Era la figura centrale del progetto Valhalla. Quando i fondi iniziarono a scarseggiare, lei si rifiutò di interrompere la ricerca. Si era resa conto di cosa aveva per le mani. Nicole Horn è presidente della Aesir Corporation. Ha più della metà della città sotto il suo controllo. Tutto ciò deve essere mantenuto segreto. Se lei cercasse di renderlo pubblico, noi negheremmo tutto. Abbiamo bisogno del suo aiuto per metterlo fuori gioco. Se ci riuscirà, la proteggeremo e redimeremo il suo nome. Come a comando, gli agenti in nero sfondarono in quel momento le porte ed entrarono nella stanza. Era uno spettacolo interessante, ma decisi di andarmene prima della fine. Mamma mia, Massimo! Che ficata, Massimo! Scusa che ti leggo, fino a quanto dura? Mi sembra che c'è scritto, forse fino al 27. In realtà sono due fasi, però fino al 27 puoi farmarti le gemme, se non sbaglio. Una cosa del genere, comunque c'è scritto. Comunque sono a due fasi. Ehi, Momo, buonasera. Benvenuta. Praticamente una prima fase tipo di assestamento, e poi quelli che hanno superato la prima fase possono passare alla seconda, ed sono tipo 72 ore di fila di gioco per fare più punti possibili. È una cosa di merda. Non so perché hanno fatto la stessa cosa di Duel Links, ma hanno fatto la stessa cosa di Duel Links. No, si riferiva a Yu-Gi-Oh! A una cosa di Yu-Gi-Oh! All'evento Yu-Gi-Oh! Di cui stavamo parlando. Per farsi molte gemmine in più. Penso, io l'ho giocato pochissimo prima, davvero. Non l'ho toccato neanche ieri il gioco. E da 1500 sono arrivato a 3200 gemme già, quindi figurati. Ma Max Payne no. Bene, Momo. Oh, grazie. Devo far esplodere qua. Oh, quella puttana, mi sono distratto. Scusate. Che pare dover farmare gemme, però. Vabbè, giochi normalmente con i tuoi mazzi. Semplicemente invece sei in ranked, sei in un evento specifico. Ma puoi giocare col tuo mazzo, eh. Non devi usare per forza altri mazzi. Non ci sono regole precise, no? È un evento competitivo generale. Se ora passo dell'account puoi farmare le tue gemme. Ma guarda che ci metti davvero poco, eh. Non è pesante. È giusto per poter poi farti quello che vuoi. Se vuoi questo fine settimana facciamo un altro pochettino di cose, di brainstorming. Vediamo. Ma che cazzo? Cioè ti dice svegliati prima e poi non devi fare niente. Ricevuto, bersaglio sfuggito. Ultima locazione confermata, cortile interno. Ah, si accaglia lì. Che ci sono eventi? Ah, è vero, c'era il festival dell'horror. Pensavo che non era già passato. O è un altro festival dell'horror.
essere molto horror. Ah, tra l'altro mi ricordo ancora che c'era quel gioco horror fatto in Sardegna, lo dovrei giocare. C'erano 50 cose che voglio portare, quindi col tempo. Cecchini? Uno dei monitor mostrava ciò che restava del circolo interno. Copritemi, sto per entrare. Non ti hanno coperto bene. Sullo schermo, il presunto cadavere di Alfred Woden, come risvegliato da un sonno profondo, osservava soddisfatto i corpi crivellati dei suoi ex amici. Nella terra dei ciechi, l'uomo con un occhio solo è colui che governa. Quell'operazione forse era solo un modo per liberarsi da tutte le promesse fatte. Quello che aveva detto però non sembrava una massa di stronzate. Attimo. Ok, scusate. No, no, era questa settimana, non è fatto in Sardegna, è ispirato al folklore sardo. Ah, no, però non era stato fatto in Sardegna, ok. Madonna. Ah, non li avevo visti gli antidolorifici. Thank you very much. Minchia, sente antidolorifici. Non succede da non so quanto. All'inizio del gioco forse non succede. Strato male. No, qualche volta ripeto, però certe volte no. Purtroppo può succedere. Ho della percezione proprio, però non è solo qua, in generale, la mia percezione di certe volte. Ok. Se prendiamo il fucile per questa zona c'è la cosa migliore. Contatto ostile, ripeto, contatto ostile. Ma porca puttana, ma sei serio? C'era un altro. Sì, comunque si chiama tipo Saturnalia il gioco, una cosa del genere. Ho scritto qualcosa. Ascensore. Santo, quanti danni gratis che mi prendo. Giocarlo anche tu? Non l'hai preso gratis su Epic quando l'hanno dato? Ma dall'ascensore, ma che cazzo? Sì, ma ancora non giocato. Dai, dai. Sei sardo, devi. Portalo al Festival dell'Horror. Magari c'è il Festival dell'Horror, eh? Non sarebbe così strano. Ma alla fine un gioco ambientato sul folklore sardino non accade spesso. Horror, tra l'altro. Oh. È stato emesso un ordine di cattura per Max Payne. L'emergenza della tormenta continua a investire la nostra rete. Pericolo livello gamma. Il vice procuratore Jim Bravura, confermato come la droga valchiria rappresenta. Ma
che cazzo? Non è mai stata una grande bravura. Bisogna ammetterlo. No, non penso, però ci sono dei giochi VR, così finalmente posso di nuovo vomitarmi l'anima usando il VR. Lo so, non volevo curarmi perché pensavo, beh, magari muoio adesso così non ti carico. Dio Cristo. Anyway. C'era un coso. Un esplosivo. Sì, c'era. Vabbè, non era quello, aspetta. C'era, sì, era all'angoletto, ma c'era. Non questo, era quello là all'angoletto che non avevo visto, questo qua ho beccato. L'avevo notato, sono girato e sono esploso. No, ma non sto parlando di questo, sto parlando di questo non l'avevo visto prima. Cioè, mi sono girato, io l'ho notato, forse l'avete notato voi perché compariva nel gioco. Ma io vi giuro che io stavo guardando là, non qua. Davvero? Ma no, è esploso. Però là avevo visto. Vabbè, non voglio fino a via adesso. Comunque, Matt, prossima settimana noi continuiamo. Faccio i tier. Se finiamo qua, Max Payne. Le espansioni che durano poco. Le avevo facciate. Madonna. Sì. Sì, l'avevo detto. Poi faremo finalmente quello che devo fare da una vita. E poi inizierò a fare. C'è tempo. Occuperà molto tempo però Dragon Age, giustamente. Se no non lo finisco davvero mai. Sulla scrivania c'era una videocassetta. Aspetta, signor videocassetta, ce l'ho usato qua. Nicole Horn costringeva il circolo interno al silenzio con il ricatto. Al nastro era allegata una breve nota di estorsione su carta di ottima fattura. Mi ricordavo di Candy Down. Registrava i suoi clienti in azione e rivendeva i nastri al miglior offerente. Ero certo che il sesso selvaggio non era neanche lontanamente il peggior difetto di Alfred Woden, ma avevo la sensazione che quando tutto sarebbe finito, qualsiasi arma si sarebbe rivelata utile. Sesso selvaggio. Fa vedere un attimo. Aspetta, no, non posso tabbare. Non posso tabbare. Sì! Ma non avevo notato l'esplosivo di sotto. È quello che intendo dire. Lo so. Ma io non l'ho notato! Niente sembra arrestare il successo della Azir Corporation. I titoli sono ancora in salita. Gli esperti del mercato vedono un pericolo nell'ascesa della società. Alcuni sostengono che la Azir Corporation possa costituire un monopolio ancora più grande di quanto Microsoft abbia mai fatto. Comunque qua è Azir, Asgard, Valhalla, Valkyria, cioè madonna. Woden mi ha lasciato un bel regalo. C'è un bel regalo.
Vabbè, ma quello non è un discorso di abilità, quello è non vederci. Ma no, non avere percezione di determinate cose in determinati momenti. E io adoro i Matrimonio. Aveva progettato la mia missione con precisione militare. Le aree critiche della Azir Corporation erano segnate sulle planimetrie con cerchi rossi. L'ufficio del presidente era in cima, proprio sotto la suite imperiale. Gli ascensori erano gestiti dal sistema di sicurezza, controllato a sua volta da un computer centrale, installato nelle fondamenta. La struttura era protetta come una fortezza super tecnologica. Mi accendo un pochettino di riscaldamento. Ok. Poi non è che io sia bravissimo, nei videogiochi. Ma la cavo. Sclero magari. Ecco, non sono un po' gamer. Via via. A volte non me la cavo. Ti stai fermo! E che cazzo! Massimo, ma come fai? Muoversi, muoversi! Holy shit. Stiamo entrando. Roba jackhammer, sì, l'ho notato, però vorrei usarlo nei momenti proprio concitati. Granata, sì, infatti mi serviva la granata, l'ho capito poi in ritardo, però mi serviva proprio la granata in quel momento. Ok, possiamo usare la comando che è fortissimo. C'è niente qui.
Quanti orifici? Grande Ray. Sto scattare l'allarme. In assoluto il miglior finale di un film. Certamente Vasquez di Billy the Kid. Un finale da eroi in cui i due escono allo scoperto con le pistole in pugno. Mai sentito. No. E tu? Oh. Se sparo qua muoio, vero? Vediamo. No, ok, era abbastanza lontano. Granate? Sì, ok, ma non volevo spiegare la granata in questo momento. Ah, fine? Capitolo 6. Gioco di potere bizantino. Avevo sognato la vendetta. I sogni si trasformavano però in incubi quando l'occasione pian piano sfuggiva. Adesso ero vicino. Un nome mi indicava la via. Nicole Horn. Non avevo niente da perdere. Sì, tua madre, Samuele Lago. Circo interno si dava proprio da fare. Del domino praticamente. Il circolo interno si dava. Il progetto Valhalla non era l'unica attività a cui il circolo si dedicava. C'erano file di schedari pieni di cartelle. La società segreta di Aspidi era attiva da tempo, reggeva le fila dall'ombra. Non riuscivo a sentirmi dispiaciuto. Il gioco bizantino del potere di Wooden aveva spazzato via tutti i membri tranne uno. Il vecchio voleva che mi occupassi io delle pulizie. Del resto, quello sporco mi riguardava. Ah, beh, sì. Proprio da fare. Sopra. Devo farlo fare di nuovo, so. Devo farlo proprio per poter passare qua. C'ho un po' di soluzioni carine, dicendo. Molto semplice, però col level design che hanno se la sono giocata bene. Grazie.
thank you. Dai. Ok. Me la prendete con me, eh? Non è... Cioè, insomma, sono danni collaterali che succedono. Perché non uso una pistola? Comunque rega nel massimo della mira. No, aspetta. Che posso dire c'è un'altra parte però. Ok, no, mi sono bloccato solo. No, però per tanto non potevo passarci sicuramente normalmente. Salto qua? No. Cioè questo tipo di level design molto libero, senza muri invisibili di per sé. Mi piace un sacco. Cioè, tu sempre ridotto ovviamente a quello che ti fanno fare, però. Da un senso di libertà in un certo senso. Da prendere per caso? Sì, munizione del fucile di precisione, che però ce l'ho già al massimo, quindi potrebbe essere utile e sempre servire. One shot. Lo userò più spesso, anche se beh, essendo in un ambito chiuso non è ecco, magari qua un po' più ampio, sì. Qualche stronzetto? Sì, c'è. Però mi ha preso, porca di quella noia. Proprio adesso sono stato immobile. Cazzo!
precipizio. C'è la munizione. Perfetto. Ah, da solo. Bastardo. Ok. Ci viene la sorpresa, no? Bisogna comunque prendere, però vabbè. Sì. Ok. Ah, qua c'è un tizio. Bello. Non è uscito nessuno però, la prima volta non è uscito nessuno. Ma mi baitano come degli stronzi incredibili. Ah, questo è l'altro angolo che era... No, sono tornato qua praticamente. Sì, infatti, qua è dove sono venuto. Ho fatto in giro. Madonna santa. Vai a prendere la Bolt qua. Vabbè, però non ci restavo qua. Oh, grande. Antidolorificami. Proviamo qua il jackhammer. Ho un sacco di munizioni. FBI. Sempre la stessa storia. Certo, non è male come corso di addestramento, ma lavorare per lei è tutta un'altra. Eccola là. A bit closer to heaven. Combattetelo, sparate senza pietà. Finiamolo una volta per tutte. Poi bisogna anche a bit closer to heaven rispetto a cosa, però.
Secondo me non è dire tanto, considerando che non siamo vicini per niente alla fantomatica idea di paradiso. Niente da perdere. Il mio non fu l'approccio più originale al problema, ma le altre strade non andavano nella direzione che volevo. Occhio per occhio, il principio base della vendetta. Vecchio e sporco, ma ancora di moda. La regola di base quando si decide di uccidere qualcuno è di non metterla sul personale. Inevitabilmente però le cose non vanno mai nel modo previsto. Perlomeno così era per me. Come fanno a metterla sul personale? Mi presi del tempo e vagai senza meta nella tempesta. Non c'era fretta, sapevo cosa dovevo fare. Presi tempo per pensarci sopra, per far crescere la rabbia. Quando mi sentii pronto, parcheggiai la macchina rubata di fronte al quartier generale della Azir Corporation. Fuori, dentro, in azione. Avevo un proiettile con il nome di Nicole Horn scritto sopra. Per la verità ne avevo migliaia di proiettili con il nome della strega. Possedeva sistemi di sicurezza sofisticatissimi, mercenari e armi a sufficienza per cominciare la terza guerra mondiale. Ma... è la Madonna! New York scomparve dietro a un velo di neve. Avevo superato la soglia. Ero nel suo dominio, lucido, pulito e senza anima, tutto vetro e acciaio. Un luogo governato da schede di sicurezza di diverso colore, metal detector e sistemi di sorveglianza. Sono full vita con 8 cure? Più freddo di una passeggiata in un frigo. Freddo come la canna di una pistola. Ah, per questo, perché ora bianco, per questo hanno detto dai, ti diamo un pochettino di cure e full vita. Non so come avrei voluto di... Perfetto, Ray, perfetto. Sono strapieno di armi, di roba, di tutto. Si è preparato di tutto a puntino. Immagino che l'ascensore non vale. Che cazzo? Andrà a finire benissimo. Dove vado da qua? No. No. Ma lanciate le... queste cose dentro il vostro edificio, se ti passerebbe, eh? Vabbè.
non so come sono, ma sono sopravvissuti. L'ascensore, ti divertirai. Mi sto già divertendo con questi che mi one shot in un modo o nell'altro. Sono davvero fortissimi, tantissimi, con granate, con tutto. Madonna. C'è niente qui? Ah, cura. Buono. Quelli che ho ucciso con le munizioni, con il, come si chiama, col cecchino, questi qua. Ok, comando, tanto questi hanno pure la munizione da col comando. Munizione, vabbè, c'ho tanto. So much fun. Oddio. Mi ricorda Resident Evil 4 in un certo senso. Vabbè, tanti hanno fatto la famosa stanza con le luci. Ok. Fanculo! Mi sto concentrando qui! Vaffanculo, mi è deconcentrato. Facendo bene, e poi spunta quello che mi spara addosso. Ok. Porca puttana. No, ma ce la stavo facendo. Ma poi è arrivato quello là che mi ha sparato e adesso mi sono completamente deconcentrato, che ci mancava pure lo stronzo che ti spara addosso. Non era così difficile, però... Madonna. Ascensore. Cure qua. Oh, thank you very much. No, cazzo, che pareva. Vediamo le cure, però ti prepariamo anche due stronzi che ti fanno sprecare le cure che hai appena preso.
Mona, ti vedo in forma. Oh! Max, dobbiamo smettere di incontrarci così. Il giorno in cui un poliziotto riuscirà a fermarmi nevicherà l'inferno. Signorina Sachs, faccia il suo lavoro. Rilassati, Max. Sei un bravo ragazzo. E io non sparo. Ma dai, che faccio? Anche tu non sei male. Era diverso quando Horn voleva morto Puncinello per tagliare i suoi legami con la mafia. Meritava di morire. Lo stesso vale per lei. È lei, il cattivo di turno. Sua sorella stava sussurrando in mio favore. Conoscevo intimamente l'appetito dei fantasmi, sempre pronti a chiedere vendetta. Max! No! Un colpo la centrò e lei cadde come a rallentatore. Era una brava ragazza, non una fredda assassina. E adesso era stata freddata. Come i fanatici... Durata pochissimo, Mona! ...fedeli. L'esercito privato di Horn era pronto a ricevermi. Provato. Da dove cazzo sbucati? C'è degli ascensori, ma tutti bloccati. Quando l'ascensore tornò giù, Mona non c'era più. C'era un sacco di sangue, ma nessun corpo. Qualcosa scattò per l'ultima volta. La mia mente non era mai stata così sgombra, come se nel cielo le nuvole temporalesche fossero scomparse e stelle fredde splendessero nella nera oscurità. Madonna, Max, dovresti fare il poeta. No! No! Non mi... No! Ma che cazzo? Ok. Non ho capito come sono morto. Guarda su, stavo guardando su. Però mi ha beccato lo stesso, non ho visto qualcosa. Aspetta che... Quando l'ascensore... Salva. Ma che cazzo di... Ma che palazzo è? Se io sono sti qua, in teoria tu non mi prendi qua, no? Bello, ma non lo so che parte. Ah, ma devo... Non devo schivarli io, giustamente. Ma che senso è, effettivamente, che senso ha? Devo sparargli per forza, madonna. Bello, bello. Bel palazzo di me. Stronzi, Remedy, tutti stronzi. Fuck.
Che idee del cazzo che mi sono venuto. Che idee del cazzo. No, dall'altro lato. Ma cazzo! Che pure in movimento ce l'avevo fatta! L'altro credo che sia di qua. Ok. Per bene. Ok. L'altro credo che sia questo. Ok, poi c'è questo. Carica, carica, carica. Ok, non c'è nient'altro. Madonna. Ma che cazzo. Cioè, ripeto, sono idee carine, però madonna, tanto non hanno proprio senso. Sai, succede in tutti i film d'azione piuttosto. È come se la scena procedesse a rallentatore, con i L'ascensore adesso aveva accesso al livello del computer centrale. Da lì potevo disabilitare i sistemi di sicurezza. Oh, porca troia. Ok. Prendiamo no, questo. Aspetta, l'ho fatto partire. L'ascensore adesso arriva in accesso. Non sono neanche arrivati da qualche parte, sono letteralmente spuntati dal nulla. No, che ho bisogno di qualcosa che spara attraverso... Che cosa qua? Questo.
L'ascensore adesso aveva accesso al livello del computer centrale. Da lì potevo disabilitare i sistemi. Cioè, c'era tutto all'improvviso. L'ascensore adesso aveva accesso al livello del computer centrale. L'ascensore adesso aveva accesso al livello del computer centrale. Porca di quella puttana però, eh. L'ascensore adesso aveva accesso al livello del computer centrale. Da lì potevo... Fanculo. Ok. Oddio, altri ascensori? Altre mirabolanti avventure con le bombe negli ascensori? Non lo vedo. Vediamo. No, si scende un po'. Cosa? Scusa, è una... Devo sparare, devo buttare giù prima che butti giù me. Mi sono buttato giù io. Devo saltare da un'altra parte. Qua ce ne sono altri, ma c'è solo questo qua. Quindi devo solo scendere questo qua. Segni era il guardiano ideale di Horn, freddo e infallibile. Mi stava cercando. Ah, ma che cazzo? Tu spunti dopo. Perché non è andata benissimo. Se muoio, forse muoio. Se ammazzo questo qua senza morire, mi curo. Ammazzare quello mi sciolta. Quello non ha senso. Aspetta un po'. Ce l'ho avuta pure, è una buona idea, però. Non so chi deve salire. Uccidetelo! Cazzo fa paura a finire sto gioco? Uccidete il bastardo, uccidetelo! Vaffanculo, mi sono fatto male lo stesso. Per ammazzare. Vabbè.
ucciso? Sì, ma c'è uno stronzo da solo. Servo questi? Sono già andati su tanti che servo. Vado a disagio tutte pure. Beh. Buono Ingram. Altra parte? Non ci arrivo. Ah no, ci arrivo. Max, però non ti castrare un po' porti. Posso vorrei che distrugga il mainframe prima? Cosa posso fare qua? Tutti i sistemi di sicurezza sono stati disattivati. Risolvi i processori della comunità. In sicurezza. Quella puttana. Arrivate anche se non li uccidi tutti. Tutti i sistemi di sicurezza erano stati disattivati. L'ascensore mi avrebbe portato dritto fino in cima. Ok. Dritto fino in cima. Glorifici in cima. Dai. Save, save. Let's sperem. Non sono molto fiducioso. Sempre più incasinato. Però siamo alle fasi finali. Madonna che ansia. No, ti prego, no. Vista no. Da quest'altezza la notte sembrava slanciarsi verso l'eternità. Il pizzico di disperazione si era aggiunto alla tempesta, come se sapesse che la fine non era lontana. Dovrei lasciare perdere le pistole. Bisogna vedere se articolo.
là. Cosa fa dietro? Buono, missioni bravo al comando. Salve. Buono. Poche cure però, eh. O pochine. Il computer personale di Horn era acceso. Ah! Vicino alla stampante c'era una risma di carta di ottima fattura. Se avessi guardato nel computer di Horn, probabilmente avrei trovato piani criminali sconosciuti, strategie per il dominio globale, rapporti di satelliti spia, registrazioni video illegali, pornografia via internet. La scelta era ampia, ma ormai non mi importava più. Vabbè, la pornografia via internet la puoi trovare ovunque. Avevo visto, mi bastava e avanzava. Capitolo 8. Dolore e sofferenza. La Valchiria doveva essere una vergine alata pronta a portarti nel paradiso dei guerrieri, ma si era rivelata una corsa di sola andata per l'inferno. Il diavolo lavorava nel campo della droga. Lo sapevo per certo, lo avevo incontrato e adesso ero pronto a ucciderlo. La regina degli inferi aveva cercato di avvicinarsi al cielo grazie ai soldi della droga. La droga, la droga. Nessuna richiesta, nessun tentativo di corruzione, lo sapeva bene. L'onore dei sicari, coloro pronti a morire. Entrambi sapevamo come sarebbe finita, con dolore e sofferenza. Tutto questo perché sua moglie aveva ficcato il naso in cose che non la riguardavano. Ah, ok. I poliziotti erano venuti a prendermi. Potevo sentire le sirene, il loro urlo era un crescendo. È ridicolo che lei sia riuscita ad arrivare fin qui. Non sarà più vivo quando arriveranno. Fermatelo. Madonna. Morire! Io ho detto uccidere una donna. A parte che sto 150 miliardi di uomini. Però se è la malvagia che fa le cose brutte, cattive, moleste, bisogna metterla in riga. The Lady. Oh mio Dio. Gli uomini non contano? Mai. Devo buttare giù un elicottero. Dipende. Ah, ok, in quel caso va bene, in quel caso va bene, hai ragione. Una perdita di tempo. La morte di sua moglie. Se sei però bianco. Etero? Ok, in quel caso sì. In quel caso si può uscire. Anche qui si fa. Ok,
devo portare il loro distruggio qua. Questo lo so resistere. Ok, si è levato. Detto, basta, si è scocciato. Non mi diverto più, ha detto. Sono nelle scuole americane. Ah, non lo so. Può essere. Sta combattendo una battaglia persa. Non sopravviverà. Resto. Sto cazzo tankate! Ma non è possibile! Piacciono i tank, non puoi fare il tank in questo gioco. Non puoi fare il tank, purtroppo. Mi sarebbe piaciuto, ma non lo puoi fare il tank. Chissà quanti libri. Oddio. Oddio. Non ho vita. Qua andrà a finire malissimo. Finirai qui. Come la finì, come la finì prima, dai. Ma che non devo avanzare tra i proietti. Forze schiaccianti? Forse mi schiacciano, veramente. Porca. Vabbè, ragazzi.
ragazzi, un po' più di calma, eh. Oh, grazie, un attimo di più ogni tanto fa comodo. Col comando, sì. Pure? Tu? Niente pure. Cosa vuol dire che è inarrestabile? Siete superiori in tutti i sensi. Siete meglio addestrati. Come faccio a Nix, però mi devi dire la verità, eh? Ok, che eri più giovane di 20 anni quando ci hai giocato a Max Payne. Ma come faccio a non bestemmiare mentre ci giocavi? Col fatto che non c'erano i save state. Cosa vuol dire? Probabilmente bestemmiare, però do il beneficio del dubbio. In tutti i sensi. Siete meglio addestrati, meglio equipaggiati, e inoltre siete 20 contro 1. Cosa vuol dire che è inarrestabile? Siete superiori in tutti i sensi. Siete meglio addestrati, meglio equipaggiati, e inoltre siete 20 contro 1. Fate il vostro lavoro. Cazzo, t'aveva visto. Perché sono incredibile, ma secondo me è bestemmiato. Più tryharder di adesso. Eri un tryharder prima, cioè nel senso di più tryharder prima di adesso? Diciamo che peccato che avevo magari anche più tempo libero, meno pensieri. Niente qua. Che c'è certe situazioni appena spunti di one shot, no? Signorina, no bomba. Oddio, signorina mica da. Wow, guarda come è incazzato. Ricevuto, cerco di signorina mica da, cioè c'è una sua età, Senza mancare di rispetto, ovviamente. Guarda come scappa, guarda come scappa. Sì, vabbè, che cazzo.
queste cose. Se devo spaccarle, no? Infatti. È a bordo, dobbiamo decollare non appena il vento cala un attimo. Mi piace quella maledetta antenna. Puttana. Sera, come sta andando? Tra un porca puttana e l'altro sta andando. Cerco di atterrare, non sarà una passeggiata. Il Super Fighter c'è per stimpare. Sì, sì, no, intendo. Vabbè, ovviamente sì, per i tempi, sì, però dico, abbiamo molto più tempo per intestardirci su un titolo. Intendo dire quello. Dai che ce la faccio. I can do it. I believe I can fly. Come stai, Ergo? È a bordo, dobbiamo decollare non appena il vento cala un attimo. Mi piace quella maledetta antenna. Decollo previsto fra un minuto. Decollo fra 45 secondi. Stai calmo, tu hai 45 secondi. Troppo spesso. 30 secondi al decollo. Ok, non devo andare di qua per forza. Sono sicuro che si lo sa. Ok, cosa che devo ripetere? 15 secondi al decollo. Abbastanza bene, bene. Ah, ecco, probabilmente devo fare una roba del genere. Pronto al decollo in 5 secondi. 4, 3, 2. Sono pazzo a volare il tuo stampo di decollo. Scappata, game over? Gran fallita? Decollo previsto fra un minuto. Aspetta un attimo, tu hai il minuto. Ok, ma l'altro come faccio? Decollo fra 45 secondi. Posso sparare da qua? 30 secondi al decollo. Ma sono fatti tutti. Immagino 15 secondi al decollo. Ok, pronto al decollo in 5 secondi. 4. Cioè, cosa vuole... No, non rompere le palle. Cosa vuole che faccia? Perché distruggo quello, ok. Aspetta. Ma non è aperto? No. È verso di qua, di là. Decollo fra 45 secondi. Però io questi io ho sparato. Cioè, sono già fatti sti qua, non lo vedo così. Ce l'hanno, quindi ho prodotti 30 tutti. Secondi al decollo. Ah, aspetta, forse devo solo aspettare. No, non credo. Secondi al decollo. Ok, pronto al decollo in 5 secondi. 4, 3, 2, 1.
cosa l'ho tolto? Ma l'avevo tolto l'altra volta. Devo farlo crollare io, forse con una bomba. Quale interruttore? Decollo previsto fra un minuto. Dovevo sparargli una bombata. Minchia, Yakuza geniale. Qua sta un elicottero, potrebbe sparare, potrebbe fare uno scende sotto con le pistole a venirti a menare. Capolavoro. Se non è morta così, la cosa di Yakuza ve la ricordo, no? Ho ucciso almeno una ventina di persone sotto, ne ho uccise molte di più per arrivare fino a qui. Oddio, ah, questa è la polizia? Ma ragazzi, sono... Ah, questo è dove iniziava il gioco! Iniziava il gioco con questa cosa che lui era qui. E la polizia ora li guarda e dice... Ho fatto tutto io, sono innocente, ho ucciso la cattiva. Erano tutti morti. L'ultimo colpo fu come il punto esclamativo a chiusura di tutto quello che era successo. Allentai la presa sul grilletto. E allora, tutto ebbe fine. La tempesta sembrava aver perso forza, le nubi lasciavano intravedere le stelle. Max Payne, qui il vice procuratore Jim Bravura della polizia di New York. L'edificio è circondato, getta le armi e sdraiati con le mani dietro la schiena. Era come essere un po' più vicini al paradiso. Le voci dei poliziotti erano distanti e mute. Polizia di New York! Non muoverti! L'ira funesta dei miei fantasmi mi aveva abbandonato. Sotto di me New York scintillava come diamanti su velluto nero. Ti hai fatto fare un bel po' di straordinari. Portalo alla centrale. Hai sentito gli ordini? C'era Wooden in mezzo alla folla che stava dietro al cordone. Ah. Non sarebbe finita fino a quando lui non avrebbe detto basta, ma avrebbe detto le parole giuste. Ne ero certo, era meglio per lui. Wooden sorrise soddisfatto. Era un sorriso di vittoria. E lo condividevamo entrambi. L'innocente doveva aver fatto saltare un'antenna gigante. Vabbè, a male estreme e estreme di medi, no? La rotazione è completa. Max Payne ha sbloccato le due nuove modalità Ultimo Respiro e Fuoco Lento, ancora più impegnative. Dai, cazzo! Fuggitivo non era già abbastanza assurdo. Anzi, nell'Olimpo lo hanno abbandonato. Beh, se consideri che qua erano tutti fissati con come si chiama, con Ragnarok, Asgard, gli dei Aesir, tutto. GG, grazie. Mamma mia. Però ora voglio vedere nel 2, cioè se finisce così, non so se c'è un post credit. Ora vediamo. Ma finisce così, cioè ora voglio vedere come è caduto Max Payne, perché so che c'è The Fall of Max Payne il 2 e si è fatto male, voglio vedere cosa è successo. Non ci sta un post credit? 3D Realms. Chissà cosa 3D Realms.
C'ha 22, 20, c'ha 22 anni, sono 22 anni. Madonna. Ah, ok. E poi si cade e si fa male. Da lì la caduta di Max Payne. Jane Gennaro. Madonna, come c'è la fine Max Payne. Gioragno fa Puncinello. Dai. Beh, allora direi che senza problemi martedì prossimo rifacciamo dall'inizio quello che stava iniziato, ma lo continuiamo. L'espansione di Fear. Però le due espansioni che tanto ho visto che durano pure poco. Però questo sabato porto un po' di... vedo se domani riesco un attimo a prepararmi per un'altra cosa, perché non ho mai... il Dreamcast non l'ho mai emulato. Dovrei provare. Però vorrei fare una cosettina, poi un'altra cosa, vediamo. Potrei anche portare... sabato sera potrei anche portare la demo di Resident Evil 4 Remake. L'hanno messa e boh, si potrebbe mi fare depura tanto, nel modo più naturale. Tanto ho visto che dura molto poco. Come, oppure no? Tanto dura piuttosto poco. Ha un one shot di serata, potrebbe farlo. Non gioca Diablo 4 come tutti gli altri streamer? No. Molto semplicemente no. Ma no, perché semplicemente non è particolarmente nei miei interessi e perché non spendo per... veramente spendo per roba, con tutti i pochi soldi che ho, veramente spendo per roba al lancio. O a prezzo pieno, ecco. More will follow. Max Payne ha giusto iniziato la giornata sulla nel suo viaggio. Il dolore è solo iniziato. More will follow. Ci saranno più cose. Già tiseravano in seguito.